Vi piace il vino? Amici di Metal.it, fratelli di Metal, bentornati sul nostro canale, bentornati alle video recensioni di Metal.it. È venuto un bel ritrovato a tutti voi, tornato nella location abituale. Mi rendo conto che siamo un po' in ritardo, sia io sia il mio collega esimio Alessandro Zaina. Siamo arrivati lunghi, molto lunghi, sul nuovo album degli svedesi Dark Tranquillity, uscito il 16 agosto, praticamente un mese fa. Chi impegni, chi problemini, complice l'estate, complice anche insomma qualche disagio personale, siamo decisamente fuori tempo massimo, ma era un peccato per quello che ci riguarda non dare la nostra opinione su End Time Signals, appunto questo 13° album uscito per, come sempre, Century Media, da parte di Dark Tranquillity. Come al solito trattiamo questa recensione in maniera doppia, io su video, come avevo già fatto per il precedente Atoma, o Atoma, non so come dite voi, sia perché Alessandro parla nella sua recensione, che vi linko qui o qui, vabbè, insomma, in l'angolino, la sua recensione testuale, che vi parla della sua band preferita. A me piacciono tantissimo Dark Tranquillity da sempre, però non arrivo al suo livello di adorazione per la band di Michael Stanne. Prima di approfondire questa video recensione, questa recensione Dark Tranquillity, saluto e ringrazio tutti i nostri abbonati e vi invito a cliccare sul tastino abbonati per vedere le due modalità Iron Maiden e Amaranth. Veramente al costo di 2 o 3 caffè al mese ci date una grande mano a mandare avanti tutta la baracca. Se non volete farlo, però, vi chiediamo gratuitamente di iscrivervi al canale, mettere un mi piace a questo video, condividerlo con tutti i vostri amici, anche commentare, fatemi sapere la vostra, tutte cose che piacciono tantissimo all'algoritmo di YouTube, e magari così ci aiutate a essere più, sempre più visibili e diffondere sempre di più la gloria di Metal.it in tutte le vostre case. Detto questo, torniamo ad End Time Signals, questo 13° album di Dark Tranquillity, che non hanno pace, una defezione importante dopo l'altra. Se con pochi anni fa, insomma, prima dell'uscita di Moment, se prima dell'uscita di Moment aveva lasciato per sempre, insomma, per il momento perlomeno, la band, uno dei fondatori, Niklas Sundin, anzi, visto che non è inglese, anche per questo album troviamo un'importantissima defezione, perché il batterista Anders Givarp ha salutato, e quindi praticamente della band dei vecchi tempi, diciamo così, dei primordi, è rimasto solo Michael Stanne a rappresentare la voce. Al suo posto, non è finita qui in realtà, perché è uscito anche Christopher Amott alla chitarra, che evidentemente, insomma, così, ha fatto un chitarrista ottimo, fra l'altro, mi piace tantissimo, ha fatto questa comparsata della Tranquillity, ma è uscito ben presto, ed è uscito anche Anders Ivers, il fratello di Peter, che è il più famoso fratello che suona negli In Flames, e anche lui, che era già da quasi una decina d'anni nella band, ha dato addio ai Dark Tranquillity. Quindi cambia del tutto la sezione ritmica. Sono entrati, vado a leggere se no non mi ricordo, Christian Jansson dei Grand Cadaver, in cui ci suona anche Michael Stanne, e Joachim Strandem Nilsson degli ottimi, mamma mia quanto mi piacciono, gli In Mourning, che ahimè adesso sono senza batterista. Loro due non hanno scritto assolutamente niente in questo nuovo album, che invece è stato scritto da quasi tutto, insomma, da Johan Reynolds, chitarrista entrato nel 2020 dalla band, che nel disco precedente non aveva scritto praticamente niente, e poi dal sempiterno tastierista dal 1999, 25 anni, un quarto di secolo, per Martin Brandstrom, che in questo album si è abbastanza accomodato, si è fatto un pochino da parte, e ha lasciato che Reynolds praticamente scrivesse buona parte di questo disco insieme a lui, ma che la sua chitarra fosse davvero preponderante. Adesso arriviamo al punto cardine di End Time Signals e a quelli che dicono che ultimamente i dischi di Dark Tranquillity sono tutti uguali. Assolutamente no. Allora, questo è un disco nettamente diverso sia da Atoma sia da Moment, dove le tastiere di Brandstrom erano, come ho detto prima, preponderanti, proprio si basavano sul suono di tastiera. E fra l'altro, lo dico, sono stati due dischi molto poco apprezzati dalla fanbase, specie gioco forza dai vecchi fan. A me invece piacciono tantissimo, specie Moment, veramente un disco che mi era piaciuto tantissimo. A conti fatti, ve la dico così, a mo' di recap della carriera di Dark Tranquillity, anche per inquadrare meglio il mio parere, e così insomma vi confrontate con me, insomma capite meglio come
contestualizzare il mio giudizio. Projector e Haven a me non sono mai andati giù, Damage Done e Character a me piacciono molto, Fiction carino ma niente di più, gli unici proprio due dischi, oltre su citati Projector e Haven, che proprio non me li ascolto mai, non posso dire che siano brutti, ma non sono mai entrati nelle mie corde, sono Construct e We Are The Void, che proprio boh, non mi sanno proprio di niente. Come detto, Atom e Moment molto molto belli, con la tastiera di Brandstrom in primo piano. Beh, con questo Entine Signals i Dark Tranquillity fanno un passo indietro di una quindicina di anni e ritornano proprio a quelle sonorità. Non dico assolutamente che siamo tornati ai tempi di The Gallery e The Mind's Eye, oddio, tantomeno di Skydance, assolutamente no. Ma la chitarra ritorna decisamente in primo piano e ritorna in primo piano anche il growl di Michael Stanne, che se negli ultimi due album aveva cantato molto, molti brani, molta parte di quei dischi in clean vocals, in questo disco praticamente è il contrario. A parte un paio di brani, uno dedicato al, ahimè, vecchio chitarrista che è deceduto, Fredrik Johansson, chitarrista dei primi tre dischi, morto di brutto male, ahimè, purtroppo. Quindi, a parte un brano a lui dedicato, ovvero, non lo trovo, eccolo qua, One of Us is Gone, e l'ultima, Force Reflection, beh, questo è un disco cantato quasi tutto in growl. Questo potrebbe fare la felicità di molti di voi, o molti della fanbase, comunque di Dark Tranquillity, che da anni dicevano, ah, si sono mosciati troppo, si sono mollati troppo, con queste melodie troppo synth, troppo elettroniche, troppo rilassanti, troppo. La cosa che a me fa piacere è che questo sia fatto bene. Come detto, io sono un fan di Atoma e di Moment, quindi a me andavano bene anche quei Dark Tranquilli. Devo dire che End Time Singles, fin dal primo ascolto, che io però ho fatto già a settembre, insomma quando il disco era già uscito da due, anche tre settimane, non avendo seguito niente dei brani, mi sembra quattro, sono stati lanciati quattro video, quattro singoli, insomma con relativo video su YouTube, io non guardo mai niente, perlomeno sui dischi importanti o su quelli che aspetto con una certa curiosità e insomma proprio voglia di sentire qualcosa, invito a fare la stessa cosa anche a voi. So che è molto molto difficile resistere alle tentazioni, con tutte le spoilerate che fanno sui social, su Instagram, tutte le cosine, ma insomma voi cercate di resistere e poi ascoltate il disco nella sua interezza, perché dà tutta un'altra soddisfazione, un'altra goduria, la vecchia goduria di quando si andava a comprare il disco nei negozi e non si vedeva l'ora di tornare a casa per metterlo nel lettore e nello stereo di godercelo al 100%. Beh, così ho fatto per End Time Singles, che mi ha convinto, sì, dal primissimo ascolto, ve lo dico tranquillamente, il lato A, tra virgolette, sono 12 brani, i primi 6 brani sono veramente molto, molto, molto belli, Shivers and Voids e Unforgivable aprono a bomba, e sono proprio due brani scritti da Reynolds da solo, praticamente, quindi grande contributo per quanto riguarda il chitarrista degli... Da dove veniva lui? Dagli Andromeda, mi pare, comunque... grande contributo. Poi arriva la penna di Brandstrom, comunque molto molto bella ancora, Neuronal Fire, Not Nothing, Drown Out Voices e appunto One of Us is Gone, che a dire la verità non è che sia brutta, ma l'ho trovata insieme proprio all'ultima False Reflection e Wayward Eyes, che è un altro dei singoli. Sono i tre brani che non dico, come detto, che non siano riusciti, però sono quelli che mi entusiasmano di meno. Come detto, i primi cinque, tanta roba, Enforcer Perspective, molto molto bella, Hard Disconnect e Obliger Sun, soprattutto la penultima, mi sono piaciute davvero, davvero tanto, e quindi tredicesimo album per Dark Tranquillity, per me decisamente pieno centro. Andatevi a leggere, come detto, la recensione del nostro Alessandro Zaina, che non vado a spoilerare il voto, ve la lascio gustare. Per me questo è un disco da 7,5. Quanto avevo dato a Moment? 7,5. Quanto avevo dato ad Atoma? 7,5. Nonostante siano dischi, quei due da questo, molto molto diversi, per me la qualità rimane quella, rimane la stessa. Molti di voi o molta delle persone online probabilmente avranno apprezzato davvero molto questo ritorno al medio passato dei Dark Tranquillity, riascoltare Stanne e soci per stare belle duro sulle pelli, accelerare a bomba e riproporre
quei ritmi e quei brani incessanti, violenti, perché no? Ovviamente, come detto, non stiamo parlando di brutal, ma molto violenti per quanto riguarda le sonorità che avevano contraddistinto appunto dischi come Damage Done, Karate, ma anche Fiction, saranno stati molto molto contenti, quindi magari tenderanno a alzare molto la valutazione rispetto a Atom and Moment. Io vi dico che per me siamo sempre su quei livelli. Il songwriting, la direzione del songwriting è decisamente cambiata grazie, immagino, a Reynolds, che, come detto, insieme al buon Brandstrom ha scritto buona parte del disco, e io sono contento così, nonostante appunto la defezione di prima di Sundin, poi di Jiverp e poi di Iverz. Insomma, praticamente è rimasta la creatura di praticamente di Stan e di Brandstrom, che sono i due, uno è proprio il veterano da sempre, l'altro comunque, come detto, è lì da 25 anni, gli altri sono tutti neo entrati o giù di lì, quindi insomma staremo a vedere. Io sono davvero contento e soddisfatto di End Time Signals, ascoltato, 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 ripetute volte. Sicuramente non so in quale posizione, ma lo ritroverete, come già successo per Atom and Moment, nella mia top 10 di fine anno. Davvero, davvero un gran bel disco che ho ascoltato con ritardo perché, ai ai ai, sento in media, non si fanno uscire dischi del genere il 16 di agosto, quando c'è il Palio di Siena, quando siamo nel pieno dell'estate, quando magari uno stacca un attimo con il computer, quando uno è in vacanza e non sta a pensare ad andare a comprare tot disco. Comunque, davvero, a parte gli scherzi, gran bell'album che vorrei sapere da voi, che lo state ascoltando praticamente da un mese, come lo avete accettato, come lo avete giudicato, se eravate un po' d'accordo con me che anche i dischi precedenti erano gran bei dischi, senza andare a scomodare parole o aggettivi come no, sostantivi, non aggettivi, come miracolo o capolavoro, ma davvero un gran bell'album. E voglio sapere da voi se questo è un passo davvero notevole in più, proprio perché sono tornati indietro a sonorità abbandonate da un po' di anni, oppure non vi è piaciuto, oppure, come ho letto qualcuno sulla nostra pagina Facebook, ormai non ascolto più i Dar Tranquilli di da 20 anni perché basta, si sono ammolliti, bla bla bla. Ci sta, è un'opinione come tante altre, e quindi scrivetela, fatemi sapere la vostra. Io vi ringrazio per avermi qui seguito, vi do appuntamento con altre video recensioni che sono già state caricate e sono in arrivo. Ovviamente il venerdì sera è la serata, la prime time, il prime time di Sbranfa alle 21:30 con le sue tier list, che continueranno per tutta la stagione, o perlomeno finché lui ne avrà voglia. Io sono il Graz, vi ringrazio per essere stati qui con me. Non mollate metal.it, non mollate i nostri 25 anni come Brandstorm, praticamente. Come Brandstorm, noi siamo qui da 25 anni a farvi compagnia, adesso anche su YouTube e no i nostri social. Quindi seguiteci su tutte le nostre piattaforme. Come detto, mettete un pollicione in su, e non l'ho detto, la dico sempre, però alla fine me lo ricordo sempre, di spuntare la mighty campanellina, che a noi ci piace un sacco, per rimanere notificati su tutti i nostri video che sono in arrivo. Sono davvero tanti, come ho detto, e ci saranno. Con l'avvio di questa nuova stagione, siamo a metà settembre, quindi insomma, nuova stagione in arrivo per metal.it, ci saranno anche tante dirette dedicate sia agli artisti, agli addetti ai lavori, ma anche a voi, con tante tante chiacchiere sul nostro amato heavy metal. Grazie di essere ancora qui con noi per un altro anno, un ringraziamento dal Graz, che la gloria di metal.it sia sempre con voi. Alla prossima, ciao!